pace e bene. Permettete che prima di tutto io ringrazi Frati Cappuccini e Teleradio Padre Pio perché ci stanno dando questo meraviglioso modo diverso di celebrare il mese mariano. Eravamo abituati a viverlo in piazza tra i giovani con l'abbraccio della gente e adesso siamo qui in maniera più intima nelle nostre case, ma uniti virtualmente, tutti quanti con l'abbraccio nel cuore. Ecco, io sono Lucia, lavoro come medico in casa sollievo della sofferenza da circa ormai 40 anni, tanto che veramente sento l'ospedale casa mia, oltre che essere il posto dove opero. E il mio lavoro si svolge fondamentalmente nel reparto di pediatria oncologica. È un reparto speciale perché speciali sono gli ospiti che lo abitano. Ci sono bambini da 0 a 16-18 anni che lottano contro malattie serie, malattie terribili come leucemia, tumore. Siamo una famiglia. Siamo una famiglia perché quando un bambino arriva con il suo bagaglio di dolore, e con lui si ammala tutta la sua famiglia, si ammala la sua parte sociale, quindi i suoi compagni di scuola, pensiamo ai cugini, ai parenti, ma si ammala un po' e viene coinvolto anche tutto il sistema degli operatori sanitari. Perché la loro malattia diventa la nostra malattia, la loro vita diventa la nostra vita per un periodo di tempo più o meno lungo. Non puoi, qualcuno dice, ma ci hai fatto l'abitudine, si fa il callo, no, non ti abitui mai, non ti abitui mai a queste malattie, non ti abitui mai perché ogni malato è una persona nuova, ogni bambino è un bambino con una famiglia diversa. E quindi praticamente ogni volta ti devi confrontare con persone diverse, circostanze diverse, per cui non può essere un'abitudine, non può essere una routine, perché ogni vita è sacra, è nuova ed è fondamentale che tu la affronti come tale. È un periodo particolare quello che stiamo vivendo. Anche la pandemia si riflette un po' nel nostro modo di lavorare. E i nostri bambini erano abituati ad avere tra i corridoi i volontari, la scuola, i clown. Adesso viviamo anche noi un isolamento più stretto e questo un po' ci rattrista. Ci rattrista perché quella che normalmente era l'abitudine a portare la mascherina per proteggere il paziente, adesso è diventata un dovere. Perché devi proteggere lui, devi proteggere te stessa, devi proteggere le persone che ti stanno accanto. Ecco perché sta cambiando il nostro modo di esprimere il calore, perché il sorriso, quello che Padre Pio ci chiedeva di portare al letto del malato, adesso è sempre coperto da una mascherina, sempre nascosto. Allora devi imparare a trasmetterlo in maniera diversa. Lo impari non soltanto con i gesti da lontano, con i saluti, lo impari attraverso l'espressione degli occhi, attraverso i quali devi far uscire proprio quella luce da dentro al cuore, quella luce che ti viene proprio perché devi dire ti voglio bene. Sì, perché è questo che devi trasmettere al malato. Il fatto che fa parte della tua vita, fa parte di te, il nostro. Quello dei medici, quello degli infermieri, quelli degli operatori sanitari in genere, ma anche quelli che lavorano negli uffici per far funzionare bene l'ospedale, non è una professione semplice, non è un mestiere come gli altri, perché hai a che fare proprio con la vita delle persone ed è una vita ferita soprattutto, è una vita malata. Che proprio in quel momento si manifesta con tutta la sua fragilità, con tutto il suo dramma, con tutto il suo dolore. E allora ecco perché questa sera, con la recita del Santo Rosario,
Io chiedo di alzare le vostre voci perché Maria si faccia portavoce attraverso voi e per noi presso il Padre, perché sostenga tutti gli operatori sanitari, perché li aiuti a dare il meglio di sé, li aiuti a superare le crisi, li aiuti a superare i problemi, li aiuti a superare i momenti, soprattutto questo particolare che stiamo vivendo adesso, questo nel quale molte volte il malato malato di coronavirus sembra, può sembrare un nemico della persona che si avvicina, perché è carico della sua probabilità di contagio. Però vedete, il medico, l'infermiere, l'operatore sanitario non si tira indietro, anzi, è questo il momento in cui meglio riesce ad esprimere il proprio essere samaritano, il proprio farsi accanto, il proprio essere utile, non perché non puoi non farlo perché sei obbligato, ma è perché è quella vocazione che ti chiama ad esserlo. Ma abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno della vostra preghiera, abbiamo bisogno della preghiera di tutti. Vogliamo che sosteniate le nostre mani, le nostre braccia, le nostre menti, i nostri cuori, le nostre vite, perché possiamo essere d'aiuto per gli altri, perché possiamo essere di sostegno, perché possiamo venire fuori non solo da questo momento, ma dai tanti momenti che la malattia ci porta ad affrontare. Ecco per questo che noi ci affidiamo a voi, che noi mettiamo la nostra vita e la nostra professione nelle vostre mani e nelle vostre preghiere, perché possano arrivare veramente al cuore di Maria, al cuore di Dio. La preghiera calda e fervente penetra il cielo, diceva San Pio, e noi la sentiamo, ci sentiamo avvolti da voi, ci sentiamo avvolti dal calore umano. Non siamo eroi, come qualcuno in questo periodo particolare ci definisce. Siamo solo, cerchiamo di essere solo dei buoni e santi samaritani.